Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati. Ascoltato oggi questo splendido Vangelo, tutto quanto incentrato su realtà soprannaturali, che Gesù dice essere necessarie per entrare nel suo regno. Bisogna rinascere dall'alto, prima espressione diciamo così tecnica, essere avvezzi a comprendere le cose del cielo. Nessuno è salito al cielo, ma il Figlio dell'uomo è disceso dal cielo perché noi abbiamo la vita eterna. Questo è un tema importantissimo, perché la vita cristiana, fratelli e sorelle carissimi, è vita soprannaturale. Il cristianesimo non è un umanesimo, cioè non è una dottrina che ci insegna a diventare un pochino più buoni, più comprensivi, più disponibili, più affabili. Queste sono belle virtù umane, importanti, certamente fanno parte del corredo della vita cristiana, ma non è questo il cristianesimo. Dovete rinascere dall'alto. Che significa nascere dall'alto? Nicodemo, ha mica capito, eh? Ieri il Signore gli ha detto anche oggi, dice, ma tu sei maestro in Israele, tu sei un rabbino, se uno conosce la Bibbia e non capisci queste cose. Noi le capiamo queste cose dopo 2000 anni di cristianesimo. Guardate che la gente non le capisce. Come si fa a rinascere dall'alto? A vivere una vita celeste pur essendo sulla terra? Non è una cosa che possiamo darci da sole, è una cosa che continuamente dobbiamo attingere e ricevere. Qual è l'aspetto proprio in assoluto più importante della vita della Chiesa? Che ci sta a fare la Chiesa sul pianeta Terra? Sapete qual è? Sono i sacramenti. Non si rinasce dall'alto se non si ricevono i sacramenti che si possono ripetere spesso e bene, e quelli che non si possono ripetere, come Dio comanda, quella sola volta che li possiamo celebrare: il battesimo, la cresima, per me l'ordine sacro, per molti di voi il matrimonio, e poi l'unzione degli infermi, cioè il cuore della vita della Chiesa. Vedete cosa? I sacramenti servono a darci la vita divina dentro il cuore, dentro l'anima. Stamattina, cito un fatto, tanto l'ha detto in pubblico, al termine di una diretta, un tipo mi fa una domanda, dice, oh, ma io sono rimasto che San Giovanni, nelle sue lettere, dice, non me l'ha citato correttamente, io l'ho corretto un po', dice, ma chiunque è nato da Dio non pecca. Chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto. Ma io sono peccatore, allora che è successo? Non sono nato da Dio? Io ho risposto, no. In che senso? Non che non è battezzato, certo che è battezzato, ma voi sapete che la vita di grazia del battesimo noi dobbiamo conservarla, accrescerla costantemente. Cioè, è chiaro che San Giovanni, perché attenzione sempre al linguaggio ambiguo, noi siamo peccatori e che siamo perfetti? No, siamo peccatori e quindi il Signore ci ama lo stesso. Giusto? Sapete che anticamente il linguaggio anche del magistero della Chiesa era sempre molto preciso, perché devi specificare, perché questa frase è vera e non è vera, perché San Giovanni dice che chi è nato da Dio non pecca, quindi come fa a essere peccatore? Sembra che si contraddicono, non si contraddicono, perché San Giovanni intende chiunque è nato da Dio non pecca volontariamente. Il peccato mortale, quello che si fa, io so che una cosa offende Dio e dico che me ne importa, lo faccio lo stesso, oppure anche se non è mortale, quindi è una cosa da meno, per esempio rubare 10 euro, molti pensano che se già rubare un centesimo sia un peccato mortale, rubare 10 euro, a meno che non rubi un poveraccio, non è un peccato mortale, è un peccato veniale. Però è una trasgressione al settimo comandamento. Se una persona volontariamente fa una cosa di questo genere, ma che razza, cioè, a parte che la grazia di Dio, se ce l'aveva un po', la perde immediatamente col peccato mortale, ma non ha ancora una vita di grazia solida, perché altrimenti non lo farebbe una cosa, non gli passerebbe neanche per l'anticamera del cervello. Capite? Noi tutti siamo peccatori in che senso? Nel senso che i difetti, le miserie che ci portiamo dietro, sapete che nell'offertorio della messa antica, quando celebrava la messa antica, c'era una frase bellissima, adesso non c'è più. Il sacerdote offriva, dice, accetta padre, per gli innumerevoli peccati, offese, negligenze mie e di tutti gli altri, mica solo le mie, pure degli altri. Cioè,
Le inavvertenze, dice un salmo, chi le discerne, sono più dei capelli del mio capo, assolvimi dalle colpe. Cioè, se noi potessimo vedere tutte quante le piccole macchioline con cui dalla mattina alla sera manchiamo alla perfezione di Dio, ci prenderebbe un colpo. Queste non ci possiamo fare niente, in questo senso siamo tutti peccatori. È per questo che ci confessiamo anche una volta a settimana, va bene, ma non nel senso che ne so, commettere atti impuri, adulterio, non andare a messa, bestemmiare, ma queste non sono cose che fa chi è nato da Dio, capite, no? La differenza. Quindi bisogna specificare. Una volta che uno rinasce dall'alto, San Paolo approfondisce tutte queste cose, non gli appartengono più. Cioè, una persona, anche un grande bestemmiatore, io l'ho conosciuto, se si converte, te bestemmi, non ne dici più manco una. Un grande lussurioso o lussuriosa, che purtroppo stanno pure le femminucce, che si converte sul serio, non pecca più, non fa più queste cose qui, capite? Perché quando uno rinasce a vita nuova, i peccati con la P maiuscola non li fa, con l'aiuto certamente della grazia di Dio, alimentata con la preghiera costante, con i sacramenti, con la comunione, eccetera, ma non li fa più. Tutto questo però è impossibile se noi non attingiamo ai sacramenti. Ecco perché non crediate, cioè io prego a casa mia, non puoi pregare a casa tua. Perché se non c'hai la vita divina che ti viene dai sacramenti, tu peccherai. Sapete che dice San Tommaso d'Aquino? Una persona che non sta in grazia di Dio è impossibile che non commetta peccati mortali. Voi sapete che la stragrande... Andate in giro dai nostri fratelli sermonetani che non mettono mai piede in chiesa, chiedetegli che peccati fanno. Nessuno. Capite? Pensano di non farli, ma ne fanno a retrocarica, perché è impossibile non farli se non si ha nel cuore la vita divina. Ecco perché la cosa più importante che la Chiesa fa è questo, perché se uno riceve questa vita divina, vi ricordate la sequenza di Gesù, che dice Gesù risorto? Andate, predicate il Vangelo, la prima cosa, perché si devono convertire, poi battezzateli, cioè fateli rinascere dall'alto, dategli la grazia, e poi osserveranno i comandamenti. L'osservanza dei comandamenti viene al terzo posto. È impossibile se tu non ti sei convertito e non vivi in grazia di Dio, ricevendo come un fiume costante la vita della grazia sacramentale che la Chiesa costantemente mette a disposizione dei suoi figli. Noi campiamo così, ecco, mi raccomando, non abbiamo mai nessun dubbio che per vivere in amicizia con Dio dobbiamo vivere così. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.